Ciao a tutti, 5 giorni a 5 Stelle, io sono Nicola Morra, portavoce del gruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, accanto a me Riccardo Nuti, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Bene, adesso vi raccontiamo che cosa il gruppo del Movimento abbia fatto sia al Senato che alla Camera. La settimana è cominciata con una buona notizia che ci ha dato la magistratura milanese. L'onorevole Silvio Berlusconi ha avuto una condanna a seguito del famoso caso Ruby per 7 anni, ma soprattutto ha avuto l'interdizione dai pubblici uffici a livello perpetuo. Pertanto noi dovremmo aver finito, sempre che le sentenze vengano rispettate, dovremmo aver finito con la vicenda Berlusconi. È vero, è ancora una sentenza di primo grado, però noi siamo tutti dell'avviso che le sentenze vanno rispettate. È anche vero che l'onorevole Silvio Berlusconi a questo punto non dovrà neanche avere l'obbligo di frequentare il Senato, obbligo che lui già di fatto non osserva perché finora è stato partecipe soltanto ad una seduta. Speriamo che il PD non trovi qualche marchingegno per offrire all'onorevole Berlusconi sul piatto d'argento qualche via di fuga. Tu che ne pensi, Riccardo? Che proprio in termini di via di fuga, quello che il PD offre come maggiore possibilità a Berlusconi e al PDL per continuare ad andare avanti e superare tutti quelli che sono gli ostacoli è quello di continuare costantemente con questa delega da parte del Parlamento al Governo. Infatti in questi giorni è accaduto con le pene alternative e la messa in prova, cioè che il Parlamento non ha fatto altro che delegare al Governo quali reati devono essere penalizzati con i domiciliari anziché con delle altre pene più rigide. Secondo noi, per esempio, con termini come la violenza domestica non si può delegare al governo, e quindi questo è un favore che si fa non solo al PDL e a Berlusconi, ma un favore che si fa a tutti coloro che compiono dei reati abbastanza gravi per i quali invece non bisogna dare questa delega al governo. A riguardo vi facciamo vedere la dichiarazione di voto di Vittorio Ferraresi. Per quanto riguarda la delega, siamo contrari ad una delega così generica per materie così delicate come le misure detentive domiciliari, soprattutto perché il Parlamento viene ulteriormente esautorato. Questo è sbagliato. Siamo contrari all'innalzamento fino a 6 anni, soprattutto per il coordinamento nebuloso con le misure alternative alla detenzione carceraria, vista la genericità della delega, appunto. Quindi qui c'è un vero punto interrogativo. Si lancia un sasso nello stagno dando una delega in bianco, ma non si sa appunto dove si andrà a parare. È stata cassata dalla Commissione Affari Costituzionali i reati di grave allarme sociale per genericità della delega, ora sono ricompresi tutti i reati, anche quelli molto gravi. Io penso che questo sia un onere che il Parlamento si deve prendere senza lasciarlo al Governo. Avremmo preferito quindi che fosse il Parlamento ad occuparsene. Anche qui la rieducazione non è assolutamente presa in considerazione, anche se è stato fatto riferimento ad altri paesi dove le situazioni carcerarie sono notevolmente migliori. E sempre in termini di giustizia invece dobbiamo registrare una bella vittoria della Commissione Giustizia alla Camera, che ha costretto il Ministro Cancellieri a fare un passo indietro, perché per quanto riguarda il decreto sull'emergenza carceri abbiamo portato alla luce un provvedimento che stava per passare, ovvero dare la possibilità dei domiciliari a molti mafiosi e anche a coloro che superati i 70 anni avevano subito delle condanne. Fra questi c'era ovviamente Berlusconi e Fede e anche Lele Mora. E ovviamente per noi questo è molto importante come successo. Perché? Perché la nostra funzione è non solo quella di fare delle proposte, ma quella di fare delle denunce e delle indagini su quelli che sono dei provvedimenti che contengono delle schifezze all'interno dei disegni e dei decreti di legge che poi vengono convertiti in Parlamento. E proprio in termini di denunce di schifezze, noi al Senato abbiamo risolto il problema idem, nel senso che l'interrogazione che avevamo presentato la settimana passata non è stata neanche discussa, proprio perché Gianni Letta è intervenuto, scusate, confondo lo zio per il nipote, ma d'altronde si sa che sono la stessa cosa, e così capiamo ancora meglio quale sia la differenza fra PD e PDL. E Letta è intervenuto sul ministro e l'ha convinto a rassegnare le dimissioni.
a dimostrazione del fatto che un ministro della Repubblica deve dar l'esempio. Sappiamo tutti che la Idem aveva inizialmente sposato la tesi opposta, ritenendo che il suo comportamento fosse del tutto accettabile. Sappiamo al contrario che la vicenda si è conclusa con le dimissioni del ministro, appunto perché, come ripetiamo da sempre, la legge non può che tornare ad essere uguale per tutti. Quindi, così come per Berlusconi, anche la Idem ha dovuto accettare questo principio. Adesso però parliamo anche di questioni che sono andate oltre, perché noi abbiamo anche affrontato la questione degli F-35. Esatto, vi racconto e racconto anche a te Nicola quello che è accaduto sugli F-35 in aula. Siamo stati accusati per tempo e tanto tempo di essere congelati, cioè di aver congelato i nostri voti per effettuare un vero cambiamento, ma nel momento in cui il Parlamento si è dovuto pronunciare e ha dovuto dar conto delle parole fatte in campagna elettorale sugli F-35, tanti hanno detto, compreso Bersani, che era uno spreco, che era un acquisto inutile e così via, ci siamo ritrovati ad essere assolutamente isolati dal resto delle forze politiche, semplicemente perché la mozione l'aveva presentata il Movimento 5 Stelle. Parliamo di un progetto di circa 50 miliardi di euro per acquistare degli F-35 assolutamente inutili. A questo ovviamente il PD ha fatto seguire una mozione truffa, cioè una mozione che anziché affrontare in quel momento l'argomento ha rimandato ad altro momento la scelta al Parlamento per gli ulteriori acquisti. Allora noi ci chiediamo, ma perché non eravamo già in Parlamento, non potevamo già pronunciarci a riguardo? Ecco infatti il video di Emanuela Corda. Ogni giorno che passa aumentano le dichiarazioni e gli studi internazionali che denunciano i difetti, anzi direi l'inutilizzabilità degli F-35, un progetto nato male e proseguito peggio e del quale non si riesce neanche a intravedere la conclusione, considerato che il suo coronamento, inizialmente previsto per il 2011, è stato spostato al 2018. La conoscete bene anche voi questa storia, cari colleghi, e mi rivolgo in particolar modo ai colleghi del PD. E a maggior ragione dovreste fare di tutto per porvi la parola fine. Dovreste farlo per il bene del Paese, così come avevate promesso in campagna elettorale. Quanto conta la parola data? Perché ve la state rimangiando snobbando la nostra mozione? È stato documentato che allo Stato la manutenzione di questi velivoli verrebbe a costare più del 40% rispetto ai caccia attuali. I costi preventivati inizialmente sono più che raddoppiati. Continuiamo allora con 5 giorni a 5 Stelle. Dopo le spese militari per l'aviazione non ci potevamo far mancare le spese militari per la Marina, per cui dopo aver incassato questo acquisto evidentemente ineludibile per il governo degli F-35, abbiamo anche dovuto fronteggiare la richiesta di acquistare fregate. Abbiamo scoperto di fatto che a seguito di accordi italo-francesi il nostro governo si è già impegnato ad acquistare appunto delle fregate, delle imbarcazioni, delle navi da guerra. Noi abbiamo chiesto semplicemente di comprarne il minimo necessario e di ridurre l'acquisto già sottoscritto per liberare dei soldi che a nostro avviso dovrebbero essere garantiti ad istruzione, a sanità, insomma ai diritti dei cittadini, al lavoro, alla ricerca, alla condizione giovanile. Però evidentemente questi discorsi non vengono accettati. E allora abbiamo perso altri 6 miliardi di euro, come se ci fosse necessità di perderne ancora. Fra l'altro abbiamo anche scoperto che queste fregate, e ci sono di mezzo Fincantieri e Finmeccanica, queste fregate all'Italia costano il 20% in più che alla Francia. La cosa ci lascia basiti, ma evidentemente per il governo italiano tutto ciò è normale. Però noi vorremmo sempre più contrastare queste schifezze, come ha detto Riccardo, perché sono proprio schifezze. Ma per contrastare queste schifezze bisogna ridare centralità al Parlamento, e invece purtroppo questo non accade. In questi termini è molto di attualità il tema delle riforme costituzionali. Bene, ci vuoi spiegare cosa sta per accadere al Senato? Sì, la centralità del Parlamento è stata messa in discussione dal paventato accordo sulle riforme costituzionali. Sappiamo che il ministro Quagliariello, d'accordo con la maggioranza, ha impegnato nei prossimi mesi il
Parlamento appunto a discutere per come modificare la nostra Costituzione. Sappiamo tutti che vogliono introdurre delle riforme senza seguire la via indicata dalla Costituzione, cioè senza rispettare l'articolo 138. Tutto ciò è già una violenza, una forzatura. Noi abbiamo osteggiato questa prassi, questa procedura, presentando 101 emendamenti, ma la voglia di semipresidenzialismo, la voglia di togliere democrazia agli italiani da parte del governo è una voglia straordinariamente forte. Noi puntiamo invece a introdurre nel sistema modalità di democrazia diretta, di democrazia partecipata sempre più forti, parliamo di referendum propositivi, parliamo di abolizione del quorum, parliamo di diminuzione consistente dei costi della politica attraverso una riduzione del numero dei parlamentari e dei consiglieri regionali, e vorremmo anche abolire le province. Però noi non ci fermiamo a questo, noi vogliamo anche portare la nostra azione al di fuori dei palazzi. Sì, sicuramente questo è un tema importante, infatti andremo per esempio il 5 luglio in Campania, alla Terra dei Fuochi, una zona della Campania dove vengono costantemente bruciati vari tipi di rifiuti, come per esempio delle ruote, delle gomme e delle automobili, e soprattutto andremo per esempio nella zona della Indesit, andremo davanti l'INPS per manifestare contro un istituto che sta rubando il futuro ai nostri giovani, drenando tanti soldi che possono servire per le pensioni di coloro che in questo momento stanno lavorando, ma che sanno benissimo che purtroppo una pensione non l'avranno, mentre invece l'Indesit, come abbiamo detto la scorsa settimana, vive una situazione dove ci sono circa 1400 esuberi perché l'azienda Indesit ha deciso di delocalizzare all'estero la propria catena produttiva. Ovviamente quindi noi andremo in queste zone e in tante altre nel resto d'Italia proprio portando le nostre proposte, oltre ad ascoltare i cittadini. Ma come ha detto Riccardo, noi non soltanto andremo, noi abbiamo già cominciato a girare l'Italia, infatti una nostra delegazione è stata nei giorni passati in Sardegna a visitare un poligono di tiro, quello di Quirra, e qua c'è un contributo video. I portavoce del movimento non si limitano ai lavori d'aula, ma cercano di mantenere un contatto costante con i cittadini che li hanno eletti. Per questo organizzano incontri, eventi e appena possono escono in piazza a parlare con la gente e utilizzano il loro ruolo istituzionale per chiedere ispezioni parlamentari nei luoghi altrimenti inaccessibili all'opinione pubblica. La scatoletta di tonno da aprire è grande quanto l'intero paese. Recentemente molti senatori e deputati del movimento hanno chiesto di entrare nell'ospedale militare e nell'arsenale della Maddalena, sul teatro di uno dei più grandi sprechi di denaro pubblico stanziato dal governo Berlusconi durante i lavori poi abbandonati per l'organizzazione del G8. Bagni sontuosi, marmi di lusso, intere hall rifinite e poi abbandonate all'incuria e alla devastazione del tempo, per non parlare delle bonifiche promesse e mai realizzate. In un'altra occasione i parlamentari a 5 Stelle hanno anche visitato il poligono di Quirra, sempre in Sardegna, dove una delle più vaste aree militari è stata teatro di sperimentazioni chimiche e balistiche e dove il tasso di malattie mortali che hanno colpito la popolazione, così come la deformità di bambini e animali, hanno destato grande preoccupazione e concentrato l'attenzione di alcuni allarmanti studi scientifici. In entrambi i casi, una troupe della comunicazione ha seguito gli eletti e realizzato contributi video che saranno presto pubblicati in rete per essere messi a disposizione del patrimonio di conoscenza collettiva e portare allo scoperto un altro pezzetto della scatoletta di tonno chiamata Italia. Proprio perché il movimento ci tiene alla tutela dell'ambiente e quindi della salute dei cittadini, noi abbiamo anche impegnato il Senato a discutere la mozione Castaldi. Con la mozione Castaldi noi abbiamo cercato in tutti i modi di osteggiare le trivellazioni che a breve potrebbero interessare l'Adriatico e lo Ionio. Noi siamo convinti che le lobby petrolifere, le lobby che finanziano tanti nostri partiti e tanti nostri parlamentari debbano essere fermate perché per noi sono più sacri di dei cittadini. Però il governo non c'è stato a sentire, è stato sordo e di conseguenza noi abbiamo purtroppo ottenuto una sospensiva, cioè abbiamo non ottenuto la maggioranza del Senato su questa iniziativa.
Torniamo però nel palazzo, noi abbiamo al Senato affrontato la questione del reddito minimo di cittadinanza e anche in questo caso abbiamo notato l'ottusità delle forze di governo. Noi abbiamo chiesto a tutte le forze parlamentari di accettare quest'idea che poi sarebbe stata finanziata perché la volontà avrebbe permesso di trovare i fondi necessari e purtuttavia a fronte di questo accorato appello le forze parlamentari che sostengono il governo hanno deciso di, come al solito, rifiutare questa apertura al dialogo. Pertanto, con 181 voti, la nostra idea di corrispondere a tutti gli italiani che sono in difficoltà un reddito minimo di cittadinanza è stata rifiutata. Soltanto 50 voti, quelli nostri e quelli di SEL, sono stati a favore di questa misura. Le forze parlamentari che sostengono il governo si sono assunte l'onere di dire in faccia agli italiani che cosa pensano, e cioè che non si debba intervenire a favore di chi è in difficoltà, di chi sta vivendo questa crisi con grande drammaticità, e adesso qui abbiamo dei contributi video che vi faranno capire ancora meglio quale sia stato il tono della discussione. Noi del Movimento 5 Stelle chiediamo ad alta voce che venga istituito il reddito di cittadinanza. Sono più di 9 milioni i cittadini italiani che non percepiscono alcun reddito. Sono cittadini disperati. Sono cittadini che hanno bisogno che lo Stato li accompagni nel loro progetto di vita e noi dobbiamo trovare il modo per aiutare i cittadini a vivere una vita dignitosa. Non dobbiamo fare le elemosine ai cittadini, siamo pari, cittadini con pari dignità, tutti. La solidarietà umana verso coloro che riescono soccombenti nella lotta economica non dovrà manifestarsi con le forme caritative sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali, alle cui conseguenze cercano di riparare. Così nessuno sarà più costretto dalla miseria ad accettare contratti di lavoro vessatori. È un problema che porrò anche con riferimento all'ordine del giorno. È quello di non appunto come dire, vincolare il governo a una specifica dizione che sappiamo essere divisiva. Il segretario ha esordito sostenendo che nel primo punto era contenuta a suo avviso una nozione divisiva. Benissimo, noi pensiamo che la politica debba essere chiarezza. E su questo vorremmo chiarezza e magari anche ascolto, ma forse interessa a pochi, perché qui di includere, di confrontarsi su problemi di cui soffre la cittadinanza interessa forse ad alcuni, ma a tutti no. Reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza. La cosa quantomeno assurda è che invece il reddito di cittadinanza non viene visto come un'emergenza, ma viene visto un'emergenza quello che non è mai stato chiesto dai cittadini, ovvero le riforme costituzionali, o ancora meglio, così come le intende la maggioranza. E spiego brevemente cosa è accaduto giovedì in conferenza di capigruppo alla Camera. È accaduto che hanno deciso, nonostante c'era tutta l'opposizione più due vicepresidenti che dicevano: presidente, è impossibile discutere le riforme costituzionali, o meglio la creazione del comitato che poi doveva proporre le riforme costituzionali nelle ultime due settimane di luglio e andare in aula a fine luglio, perché comunque ci sono tanti lavori da portare avanti, si è arrivati poi a per forza obbligare il Parlamento a inserire questo provvedimento. Con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di arrivare e mettere a fine luglio il provvedimento, poi, visto che ci sono tanti decreti da convertire, non si riuscirà a discutere e ad esaminare per bene il provvedimento. Questo provvedimento slitterà ad agosto e, per regole interne della Camera, si può mettere il contingentamento. Che cos'è? Imporre dei tempi. Quindi significa che sotto l'ombrellone d'estate il governo farà passare una modifica all'articolo della Costituzione, il numero 138, come se fosse un qualunque emendamento, e questo ovviamente è molto molto grave, è l'ennesima prova che il Parlamento viene svuotato della sua funzione e non fa altro che essere la segreteria del governo. Questo lo riteniamo un fatto molto grave. Invece andiamo invece a un'emergenza, a una delle tante problematiche che è stata sollevata e sul quale abbiamo ottenuto una piccola vittoria in Commissione Trasporti, ovvero abbiamo ottenuto la votazione favorevole da parte tutta la Commissione su una risoluzione contro i guardrail killer. Il nostro Michele Dell'Orco vi illustrerà il tutto.
Io sono Michele Dell'Orco e ieri abbiamo presentato una risoluzione sui guardrail killer che ogni anno causano decine di morti su tutte le strade d'Italia, in particolare per la categoria motociclisti. Sono un pericolo perché quando capita un incidente spesso il conducente insieme alla moto scivola sull'asfalto e tende a finire sotto le lamiere incastrandosi col casco, rischiando il cosiddetto effetto ghigliottina. Ci sono diverse soluzioni che sono già state adottate in altri paesi. Consistono in barriere salva motociclisti, dette anche attenuatori d'urto, protezioni ulteriori che vengono messe sotto la lamiera principale, fatti di un materiale che tende ad attenuare l'urto complessivo. Sono soluzioni di basso costo. I fondi possono essere trovati, i fondi delle contravvenzioni, delle multe, fossero destinati per la manutenzione stradale. Al Senato poi abbiamo avuto la possibilità di ragionare con il ministro Bonino di quanto sta avvenendo in Turchia. La Turchia è un paese che sta chiedendo di entrare nell'Unione Europea, è un paese con cui dobbiamo confrontarci, però in Turchia ci sono problemi relativamente al rispetto dei diritti umani e pertanto abbiamo posto le nostre domande, le nostre perplessità rispetto a come per esempio i diritti umani in questo paese siano trattati. Sappiamo che il primo ministro turco Erdogan era particolarmente legato a Silvio Berlusconi. Questa sensibilità nei confronti di certi temi ci dimostra come molto spesso vi sia una corrispondenza d'amorosi sensi fra il nostro Silvio e tanti altri che forse non hanno una corretta idea di che cosa significhi diritti dell'uomo. Detto questo, ci siamo anche interessati poi di ponte sullo stretto di Messina, perché ancora oggi c'è qualcuno che insiste per realizzare questa infrastruttura assolutamente inutile, oltre che oltraggiosa da un punto di vista ambientale. Però è intervenuto il senatore Santangelo e anche in questo caso ha ribadito con fermezza il no del movimento a questo sperpero di denaro pubblico, oltre che a questo oltraggio all'ambiente. Chi di voi 20 anni fa ha percorso la Salerno-Reggio Calabria? Chi di voi nell'ultimo periodo l'ha fatta? Quindi stiamo pensando di realizzare un ponte alla fine di quel tratto che è impossibile da percorrere tutt'oggi, per arrivare poi nella mia Sicilia, dove le infrastrutture primarie ancora oggi non esistono. E allora mi piacerebbe cominciare a capire, facendo nomi e cognome, chi sono i responsabili di sì tanto sperpero di denaro pubblico. Cerchiamo di capire perché il modello unico tutto compatto ha deciso di spostarla ad oggi, perché era chiaro che due mozioni così differenti non potevano essere unite, probabilmente perché Gruppo GAL e Grande Sud stavano facendo, signori miei, a costo e a spese dei cittadini, propaganda elettorale, stavano facendo sì questo, perché domenica si sono tenuti i ballottaggi. Allora la risposta dei cittadini è avvenuta in maniera chiara, forte ed evidente, perché da un lato un sindaco 5 Stelle su Ragusa è stato eletto, dall'altro una lista civica con un sindaco no per il ponte, e questo sia d'insegnamento per tutti. Speriamo di essere più solerti, più attivi, e sberciamoci tutti le mani. Grazie. Invece voglio raccontarti, Nicola, e tutti coloro che ci stanno seguendo, una vittoria che abbiamo ottenuto mercoledì sotto l'aspetto ambientale, cioè è passata una nostra mozione contro il dissesto idrogeologico. Vi spiegherà tutto il nostro deputato Segoni. Il Movimento 5 Stelle riesce a portare a casa un risultato, un bel risultato. Mozione sul rischio idrogeologico che impegnava sostanzialmente il governo a investire su opere di prevenzione per prevenire rischi di frane, di alluvioni e di terremoti. Ad esempio, tra le varie cose che abbiamo proposto, una delle più sentite da parte degli amministratori locali è l'esenzione dai vincoli del patto di stabilità di tutte le spese che i comuni o gli altri enti territoriali fanno per ricostruire dopo i disastri naturali. È stata un'esperienza molto dura, soprattutto perché per farcela approvare abbiamo dovuto fare un grosso lavoro in aula e fuori dall'aula con le altre forze politiche. Alla fine siamo riusciti a convincere più di 400 deputati della bontà della nostra proposta, infatti è stata votata quasi all'unanimità. Siamo comunque molto soddisfatti perché abbiamo fatto passare una grande cosa per l'ambiente, per il territorio e anche soprattutto per la sicurezza dei cittadini.
Allora, giusto per farvi capire, amici di 5 giorni a 5 Stelle, che cosa sia il Parlamento italiano, giovedì ci siamo dovuti impegnare noi, quasi quasi sostituendoci alla Presidenza del Senato, a far ricordare le vittime di una strage, l'ennesima, una strage impunita, la strage di Ustica. Ricorrevano oltre 30 anni dall'eccidio. Noi ancora oggi non sappiamo che cosa sia successo al famoso DC8 dell'Itavia, e purtuttavia la nostra senatrice Montevecchi ha ritenuto doveroso e quanto mai necessario ricordare qualcosa che tutti quanti stavano dimenticando. Noi abbiamo 81 cittadini italiani che sono morti senza che ancora oggi si sappia perché e come. Questo è il contributo video. Alle 20:58 la torre di controllo di Ciampino perde le tracce del DC9 Itavia, con a bordo 77 passeggeri, di cui, se non ricordo male, 10 bambini. Ed ora leggo ad uno a uno i nomi di queste 81 persone, perché a ciascuno di loro corrisponde una famiglia che ancora sta aspettando giustizia e verità. Io credo che sarebbe stato utile dichiararlo prima e noi avremmo fatto come Presidenza l'appello, sarebbe rimasta tutta, io credo, tutta l'Aula, lo dico per questa ragione. Ecco dell'equivoco che è accaduto, perché il nostro responsabile d'Aula, nel segnalare il mio intervento di fine seduta, si è anche premurato di segnalare il contenuto dell'intervento, e ci dispiace pertanto e ci rammarichiamo e che ci venga imputata la colpa di una mancanza di tempismo grave della Presidenza nel non aver tempestivamente ricordato e commemorato questa strage, che andava ricordata e commemorata all'inizio. Che forse non avevamo bisogno di preavviso, perché il preavviso viene ormai da 33 anni. È molto importante che tutti noi seguiamo i lavori che effettuano i nostri parlamentari, tutte le vere interrogazioni, mozioni, tutto quello che accade, cerchiamo di fare quasi una diretta costante del lavoro in Parlamento, e proprio per questo vi chiediamo di seguire, vi ricordiamo di seguire i nostri canali social, quindi Montecitorio 5 Stelle, Senato 5 Stelle, e fra pochissimo partirà nel blog di Beppe una sezione dedicata a tutti i nostri lavori, in modo che possano essere raccolti e possano essere consultati frequentemente. Così la facciamo finita col gossip e vi diamo proprio idea di che cosa noi si faccia. È proprio importante ricordare l'appuntamento a venerdì prossimo, 5 giorni a 5 Stelle, venerdì alle 13:30. Ciao a tutti. Ciao a tutti.